Buona serata e ben ritrovati da Speciale News Web 24. Anche oggi, come nell'edizione serale di ieri, affrontiamo argomenti leggeri che mettono in sostanza anche un po' in secondo piano quelli che sono i principali eventi della giornata, che poi naturalmente affronteremo nelle altre edizioni del nostro telegiornale. Allora, in apertura il cinema, perché l'attrice francese Emmanuelle Seigneur ha rifiutato l'invito a diventare membro dell'Accademia degli Oscar, accusandola di intollerabile ipocrisia. La sua presa di posizione è stata affidata a una lettera aperta sul giornale francese Le Journal di Manche, alcune settimane dopo l'espulsione dall'Academy del marito Roman Polanski per una vicenda di violenza sessuale avvenuta a metà degli anni 70. Sono sempre stata una femminista, ma come posso ignorare il fatto che alcune settimane fa proprio l'Academy ha espulso mio marito? Pensa probabilmente che sia un'attrice sufficientemente senza spina, riferendosi all'Academy, ma sono sposata da 29 anni con uno dei più grandi registi del mondo. Occupiamoci adesso della comunità per quanto riguarda il Parco del Gargano, perché oggi c'è stato il cambio della presidenza da Franco Tavaglione, sindaco di Bischici, a Rocco Di Brina, attuale sindaco di Carpino. A lui dunque il compito di salvaguardare e proteggere una delle elementi più importanti a livello faunistico della provincia di Foggia, del Gargano, ma anche dell'intero territorio nazionale. Occupiamoci adesso di informazione e social. Enrico Mentana, dopo aver dato l'intenzione di fondare un quotidiano digitale, ha fatto sapere che per i mesi di luglio e agosto metterà a punto il progetto e quantomeno garantirne la sostenibilità, compatibilmente con il mio ruolo di direttore non pigro di un TG. A settembre poi farò la roadmap e le modalità con cui si cercherà di fare il reclutamento dei redattori. L'annuncio che era stato fatto proprio 24 ore fa tramite Facebook, lo stesso Mentana ha ricevuto diverse migliaia di richieste in una sorta di prematuro cammino della speranza. Ha detto: ogni cosa verrà fatta a suo tempo. Un'ampia pagina sportiva, il Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1 è stato favorevole alle Ferrari. Primo Sebastian Vettel che vince la gara, secondo Kimi Raikkonen, terzo Lewis Hamilton. Una gara bella, divertente, in cui il ferrarista ha dato il meglio di sé nonostante qualche piccolo problema al torcicollo. Con questo successo Vettel aumenta il vantaggio in classifica mondiale piloti proprio nei confronti di Hamilton. Per il calcio vi ricordiamo che dopodomani ci saranno le semifinali dei mondiali di Russia 2018 che determineranno queste sfide: martedì 10 luglio alle 20 Francia-Belgio e poi alla stessa ora di mercoledì 11 Croazia-Inghilterra. È tutto per l'edizione serale di Speciale News Web 24. Il nostro giornale torna come sempre domani mattina alle 8. Buon proseguimento di serata, a domani.